Cosa ridi? Adesso perché si lo faccio stare così. Taci. Vabbè. Cosa c'è? Adesso perché si lo ti faccio stare così tutto il video. Sì, beh, proprio. Cosa dicono dopo le mie fan? Ma senti, ma le tue fan. Ciao a tutti. Buongiorno, eccoci qua. Di nuovo insieme. Cosa c'hai? Ma cosa... Ma ascolta, ti peso? Ti peso? Ascolta, dove sono le chiavi che vado via subito? Comunicazione di servizio, prima di tutto. Fino ad ora, negli ultimi mesi, abbiamo fatto due video a settimana. Erano il martedì e il venerdì. D'ora in poi ci saranno... Cos'è il cielo? La mail. Allora, pensavo che avessi smesso di registrare. D'ora in poi ci saranno tre video a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, su NatFB, su Mi Sei Mamma, martedì e giovedì. Invece, per queste settimane prima di Natale, troverete un video ogni giorno, se va tutto bene. Se va tutto bene, siamo imprevisti. Se non c'è qualche esplosione in casa o si ammala qualcuno. Siamo alla pari, come tragico. Allora, iniziamo subito con questo video. Come avrete intuito dal titolo, facciamo... Mi fa strano stare qua, io sto sempre qua. È lo stesso, ci scambiamo i posti. Sì. Problema? No. Allora. Sei pungente oggi. Sì, io pungente? Faremo questa... Abbiamo fatto una ricerca di regali che possono piacere a lei e a lui. Abbiamo cercato di non essere troppo scontati. Sì, tipo il solito portafoglio, il solito orologio e regali un po' più ricercati, diciamo. Mi muovi tutto. Regali un po' più ricercati, ecco. Sì, un po' più... Non i soliti, non appunto, no, sì, un po' più originali. Un po' più pensati, ecco. E su tutti i budget di prezzo, perché abbiamo voluto spaziare un po'. C'è chi vuole fare un regalo magari al fidanzato, quindi spende un po' di più. C'è chi invece vuole fare un regalo al fratello e spende un po' di meno. Diciamo così. Mi raccomando, per tutti i regali che nomineremo dai diversi siti web, non metteteci troppo ad ordinarli, a comprarli, perché con le feste ritardano le spedizioni e tutto, quindi preparatevi per tempo. Prima che ve lo chiedete, vi dico subito che il mio rossetto è lo 02 di Deborah, della collezione natalizia, ed è effetto metal. Forse non si vede dal video, però è veramente una bomba questo rossetto, bellissimo. Chi parte? Parti tu, dai. Parto io. Io vi dirò i regali per lei, ok? Perché li ho scelti. Lui vi dà i regali per lui, ecco. Con la mia matita puffa. Bella poi, quella colorata. Sì, comando io. Comanda lei. Allora. Vai, tu vai. Che cattivo. Ascolta, vuoi uscire dal mio video? No, vabbè, dai. Per le amanti del tè, questo set da tè, non è un set, è una compilation, si può dire, di tè Kusmi. Noi li abbiamo presi in Francia l'altra volta perché avevamo molto sentito parlare di questo marchio di tè. Noi siamo appassionati di tè, sì. Felipe va più sul classico, sul tè normale. Mi piace assaggiare un po' tutto, però sì, rimango un po' più sul classico, diciamo. Sì. Io invece apprezzo di più i tè, un po' più particolari, tè verdi aromatizzati, di tutti i tipi, mi piace spaziare e provare. E Kusmi è un mondo per quanto riguarda i tè, per cui su questo sito trovate di tutto, dal cucchiaino per prelevare il tè, il misurino che costa mi pare 5 euro, al cofanetto da 26,50 circa. Quindi Kusmi Tea è una scelta, secondo me, bellissima per chi è amante del tè, e si può spendere da pochissimo a un po' di più. Io sono convinta che in un regalo, un bel regalo, la confezione regalo faccia tantissimo. Conta. Il 50%. Sì, quindi anche potete regalare anche una cosa piccolina, facendo un bel pacchetto regalo. Già, vuol dire che è stato pensato, scelto e curato. E anche il bigliettino è super importante. Che lo dice a me? Maschi, è importante il bigliettino. Anche due parole. Sì, perché sennò dopo sono dolori. Quindi il bigliettino è più importante del regalo, quasi. Ecco. Tocca a me? Sì. Allora, io ho pensato che noi maschietti c'è un set da barba, che praticamente dentro c'è un cofanetto, c'è un olio e un pettine.
un pettinino in acciaio, così per pettinarsi la barba, per aggiustarsela, insomma. E questa la trovate. Aggiustarsela, non togliersela. No, aggiustarsela, no, no, aggiustare la barba. Mi raccomando, non toglierla, perché c'è chi piace con barba, c'è chi piace senza. Chi piace con e chi senza. Ecco. E questa la trovate, questo 6 lo trovate dal sito troppotogo.it e il prezzo va intorno ai 30 euro, 30, 30, 31, 32 euro, una roba del genere. Mi raccomando, ecco. Non fate togliere la barba ai vostri... Beh, ma c'è chi piace e chi non piace. Ma l'uomo senza barba sembra ragazzino. Tu senza barba sembri un ragazzino. Io sembro un ragazzino, ma magari c'è sì, un uomo, c'è un altro uomo. Sì, magari... vabbè, a certe donne piacciono i cioè, più giovanile, no? A me piace l'uomo. Ah, okay. Andiamo avanti. Questa borsa tracolla l'ho scovata da Zalando e mi è sembrata subito bellissima. Mi piace un sacco il colore, la forma, la misura, tutto quanto. E costa veramente poco. Siamo sui 17 euro. Per essere una borsa è pochissimo. Ovviamente non è in pelle, ma meglio così. Ci sono tantissime di queste borse su Zalando, ma anche su Zara, su Bershka, H&M. Ultimamente le stanno facendo molto piccoline, quindi il prezzo è ancora minore rispetto al solito. Per esempio da Zara, la media, perché vanno tantissimo piccole ultimamente. Per cui questo secondo me è un regalo davvero carino per qualsiasi donna, perché tutte le donne usiamo la borsa. Un altro regalo per lui che può essere utile è una cintura. Questa cintura la trovate su Zalando, della Calvin Klein, blu. Ci sono vari colori, c'è blu, verde e nera. E secondo me è un bel regalo questo. La blu era più bella. La blu secondo me era la scelta migliore, almeno a me piace. Anche di più perché la blu. Quasi tutti gli uomini hanno la cintura nera o marrone. Blu sì. È un colore un po' più, sì, non così comune. Un cappotto, io ho scelto questo di Zara che mi piace tantissimo. Ho pensato a questo colore perché appunto come dicevamo della cintura, che l'uomo ha sempre la cintura nera, la donna ha quasi sempre un cappotto nero, per cui per variare uno bianco. Tipo l'anno scorso Felipe mi ha regalato il cappotto Senape di Zara, che avete visto in un sacco di foto, che è stupendo. E avendo quel colore che adesso va super di moda, quindi potrei usarlo come se fosse il nero. Comunque è una cosa, un cappotto bello da variare rispetto al nero, no? Al solito nero, anche perché io mi vesto tantissimo di nero. Essendo truccatrice, le truccatrici, sì, vanno sempre vestite di nero a lavorare, come le estetiste di bianco, le truccatrici di nero, un po' come i parrucchieri e gli acconciatori. Per cui se ho anche il cappotto nero diventa tutta un nerume unico, per cui va bene anche variare. E questo cappotto di Zara mi piaceva appunto un sacco. Io ho pensato, per lui se è amante della musica come me, oppure piace isolarsi da qualcosa, da qualcuno, piace un attimino stare tranquillo. Mi vendicherò per tutto ciò che sto dicendo in questo video. Delle cuffie per ascoltare la musica. Ci sono wireless, ci sono col cavo. Io ho visto sul sito dell'Apple, oppure magari su Amazon, che magari potete risparmiare qualcosina. Della Beats. Per queste cuffie il prezzo va dai 99, che diciamo che è quello col cavo, fino ai 400 euro, che è la più costosa, diciamo. Sì, top. Questo regalo potrebbe essere scelto per un fidanzato, un marito che non rompe. Come che non rompe? Adesso dobbiamo dirlo, perché se non lo capiscono. Ieri abbiamo discusso, ok? Che cosa stai dicendo? Ieri abbiamo discusso, ormai abbiamo fatto pace, no, però quindi ancora. Ci stuzzichiamo per questo. Ah, non ancora? No, aspetta, non mi farò. Me lo pagherà. Orecchini, bijou. Per le donne è molto facile trovare un regalo, un pensierino, perché ci sono mille cose tra tutte queste cose, tipo make up eccetera. Cioè ci sono anche i bijou, la bigiotteria, che ultimamente va tantissimo. Sono cambiate le mode negli anni e adesso vanno tantissimo, ad esempio le choker o questi orecchini un po' scenografici. Io ho trovato questi da Zara che sono davvero carini e ce ne sono tantissimi all'interno e costano soltanto 9,95 euro. Questi orecchini possono sembrare un insieme semplice, però come vi dicevo prima, con un pacchetto regalo fatto veramente carino, magari una scatolina, fanno tanta scena. A me piacerebbe tanto riceverli. Orecchini? Sì. Se lui invece piace viaggiare molto, io ho trovato su Amazon un mappamondo, che praticamente questo mappamondo è molto dettagliato, ha una sfoglia, uno strato superficiale dorato, e lo gratti le zone in cui sei già stato. Un bel regalo per chi piace viaggiare, lo può appendere in camera o in ufficio. Sì, in ufficio. Dall'altra invece si può tracciare il proprio percorso. Su Amazon lo troviamo a 19-20 euro. Sui 20 euro comunque. Per un regalo davvero
a un budget low cost, possiamo andare sulle maschere le maschere di Sephora. Costano 3,90€ l'una, sono in tessuto e sono, mettendole insieme magari 3, 4 o anche tutti i tipi, facendo un cofanetto, è un regalo davvero carinissimo che ogni ragazza, ogni donna gradirà, perché oltre al fatto che funzionano benissimo, regalano un momento di relax. Dopo invece su Troppo Togo, sempre a lui si piace il sushi, che a me non piace il sushi. Questo glielo ho fatto mettere io, perché a me piace il sushi. Però c'è, ci sono tanti che sono amanti del sushi. Questo potrebbe essere magari un regalo che un amico fa a una coppia anche. Sì, anche. Sì. Una coppia amante del sushi. Si, no? Chiama Sushi Bazooka. Già dal nome sembra che spara sushi. Magari. No, praticamente tu metti il riso in questo dentro, tu lo metti. Il tuo vicino, sì. Metti il riso, il pesce e quello che ci va, insomma, per il sushi, l'avocado, sì. E dopo lo chiudi e lo tira fuori praticamente già, sì, già a cilindro, già arrotondato. E dopo vai tagliando piano piano. Ma non voglio mangiare sushi adesso per pranzo. Come si fa? Andiamo a prendere il sushi per pranzo. Allora, lo trovate su Troppo Togo a un prezzo di 25€, intorno ai 25€. Un altro regalo molto carino per le amanti della cura della pelle potrebbe essere un cofanetto, un set. Io ho scelto questo di Clinique, che costa sui 28,50. Su questo sito, che è Sephora, lo trovate esaurito, però lo riforniranno, mi sono informata. Lo trovate anche in tutti Sephora, si trovano anche in altri negozi di beauty, tipo Beauty Star, Tigotagua, Sapone, ce ne sono diversi in giro per l'Italia. Ed è carinissimo perché ci sono disponibili per ogni tipo di pelle e per chi si sta avvicinando, magari chi non ha ancora molte rughe tipo me, che si sta avvicinando ad utilizzare prodotti appunto per la cura della pelle, magari una ventenne, una venticinquenne come sono io. Cosa sei tu? Una? Non ho capito. Sono ancora... Sei ancora ventenne. per pochi mesi. Dopo passa a noi trentenni. Che lì già è quasi il declino, lì basta, finito. Che cattivo! Per me non sarà il declino. No. Dicevo, questo set... Questo cofanetto, sì, mi piace un sacco. E anche qua la confezione fa tanto. Dopo si può pensare anche per lui un cofanetto. O una coppia, come prima, sushi. Sì, però anche da però solo. Però anche da solo, sono i cofanetti smart box. Che... Alle donne anche piace, sì, mandare l'uomo a rilassarsi ogni tanto. Sì, ci sono tante attività, c'è dal benessere al wellness, c'è l'attività sportiva, la giornata in palestra con dopo spa. E lì si va a un prezzo dai 25€ fino ai 200, sì, anche 200 di anche di più, 300, sì. Sì, sì. Assicuratevi, se scegliete i cofanetti tipo per le giornate wellness eccetera, o di essere vicini a questo centro wellness, a questi centri che insomma si possono scegliere, oppure ricordatevi che dovete prendere anche il biglietto aereo, quello che è. Ah sì, se devono spostarsi, sì, non prendo il biglietto aereo. Calcolate anche quello. Allora, vi dico subito i miei ultimi due. Uno dei regali che anche a me piacerebbe un sacco ricevere, perché non sono il tipo, però non fare gli non è il tipo, però intanto piacerebbe ricevere. Nel senso che non ho mai avuto dei completi veramente fighi di intimi? Ginnastica. No, ah. Che intimi? Ah, io penso non lo fai. Sì. Sportivi. Sono andata sul sito Nike e ho visto che ci sono le tessere regalo, i buoni regalo. Le tessere regalo, sì, può essere una gift card, è veramente carino, va dai 25€ ai 500 e veramente hanno delle cose carinissime anche a 25€, per cui è un'idea molto carina per chi ama magari lo sport, il fitness. Bello. Sì, va. Anche da maschio va bene questo. Ma una gift card è... Sì, sempre, in qualsiasi negozio. Sì. Se sapete che la vostra ragazza va sempre a comprare, che ne so, H&M, la... Cosa vanno a gift comprare? Gift card H&M. H&M. Posso spiegarvi tutto? Diteglielo nei commenti, che devo capire queste cose. H&M, poi c'è Topshop e 2040 Workman. Un po'
Cos'era? 21 Forever 21. Ah, Forever 21. Come me. Poi? Forever 21. Ah, sì, proprio. Che cacchio. Poi? Poi c'è, qual era l'altro? Boots. Bravissimo, che non sono entrata questa volta. Questa volta. Non ho fatto altro. Vabbè, dopo c'è la vari marchi. Primark. Non lo so. Comunque, torniamo a noi. E sì, ecco, è una cosa carinissima una gift card, perché potete scegliere il totale di quanto regalare, non siete obbligati a spendere tantissimo, ma e può essere un'idea carina, sapete di azzeccare, insomma. L'ultima idea, che ormai io ho tralasciato un po' questa passione perché mi sono riempita a casa e adesso sto svuotando, sono le Yankee Candle. Però chi è amante le Yankee Candle sono top, ma quelle le puoi mettere sempre, perché sì. Non ho... Felipe le adora. Sì, mi piace tanto. Come si chiama, come piace a me? La Cotton qualcosa. Lo metterò qui da qualche parte. Ma sì, è buonissima. L'avevamo in camera, l'accendevamo mentre guardavamo le novelas. Su questo sito, io conosco tra l'altro questo negozio, la proprietaria è veramente carina. Però si può acquistare appunto anche online. Fanno l'offerta del mese. Ci sono due fragranze che quel mese lì vanno scontate. Però non sono fragranze che non piacciono a nessuno, che non c'entrano niente. Tipo adesso a Natale non vi mettono delle fragranze estive, vi mettono proprio quelle natalizie. Per cui è proprio da approfittare. Sono scontate. C'è la jar, quella grande, quella media, quella piccola, e poi ci sono le tartine, che sono quelle che profumano più. Poi le tartine buonissime. Per cui insomma, andate a dare un occhio a questo sito e tenetelo sempre sott'occhio, perché sotto ogni periodo dell'anno hanno delle fragranze scontate che vanno, sono perfette per quel periodo lì. Va bene, abbiamo finito! Eccoci qua! Abbiamo finito questo video pungente. Pungente, non è stato pungente, dai. Adesso le farò pagare. Come? Vedremo. Adesso ci penso. Comunque, spero che vi sia piaciuto. Per quanto riguarda il make up, avete visto che non ho parlato di make up, e per una make up addicted come me non parlare di make up sui regali di Natale non esiste, quindi farò un video apposito su make up da regalare a Natale. Ok, per cui guardatelo. Sì. Me lo guardo? Sì. Ho fatto il regalo di Natale, ecco. Sì, l'ho già fatto e io non so cos'è. No, è di tutti i giorni che mi chiede qual è il mio regalo, qual è il mio regalo. È logorante, gli ho detto ma perché mi dici che ho preso il regalo di Natale? L'ho detto apposta, e questa è cattiveria. Certo. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, rivederci insieme, spero che vi faccia piacere, so che a Felipe vi piace tanto, quindi me lo tengo stretto solo per questo. Sto scherzando. Infatti nell'ultimo video in cui parlavo della mia esperienza di mamma giovanissima, avete lasciato un sacco di bellissimi commenti, vi ringrazio tutte e vi abbraccio, devo ancora rispondere agli ultimi, a me piace rispondere a tutte se riesco, e ho messo sotto Felipe a scegliere il commento. Scegliamo un commento, vediamo, perché devo scegliere questa volta. Vogliamo scegliere un commento a ogni video, anche se non è un vlog, per cui vediamo live, allora vediamo. E c'è questo qua, sto cercando un commento che parli di lui. Allora, per forza, come c'è. Dai, come vedi, l'ho già trovato, è assurdo, dai, dillo, leggi. Allora, Bianca Pupa ha scritto, brava Bianca Pupa, tu sei stata fortunata perché Felipe si è subito assunto le sue responsabilità e ha voluto sposarti e creare una famiglia con te. Purtroppo a tante ragazze e tante donne questo non succede, perché tanti uomini rifiutano gli impegni verso un figlio, verso una compagna. Sì, vabbè, non è che ha voluto sposarmi, nel senso, non è che... Cioè, ci siamo sposati perché ci amavamo. Sì, non è che l'ho sposata io perché è rimasta incinta. Esatto, avevamo anche la scelta di non sposarci, però abbiamo scelto di sposarci anche per tutelare Daphne, no? Perché soprattutto tanti anni fa una coppia di fatto non aveva nessun diritto sul bambino. Se succedeva qualcosa a noi, il bambino andava per esempio in una casa famiglia piuttosto che andare con i nonni. Quindi, ecco. Chiudiamo, che se no diventa troppo lungo. Troppo lunga la storia. Comunque sì, sono stata fortunata, l'ho anche detto nel video. Sì, anch'io comunque sono stata fortunata. Ecco. Lo dico perché sennò dopo... Ecco, mi fa diventare il braccio viola. Vi mandiamo un bacione, lasciatemi i commenti qua sotto, ditemi se questi regali vi piacciono, se avete acquistato già il regalo per il vostro lui o per la vostra lei. Sì.
E magari lasciate anche qualche idea qua sotto, idee che non abbiamo detto noi che possono essere carine per chi viene a guardare il video e cerca. Mi raccomando, pollicino in su, così capiamo che vi piace questo video, ecco, questa tipologia di video, okay, insieme. E iscrivetevi al canale per i prossimi video, che ce ne saranno un sacco nei prossimi giorni. D'ora in poi sì. Sì. Ok. Un bacione, a presto. A tutti, ciao. Ciao. Ciao a tutte, perché a tutte? Perché sono le mie fan, devo salutarle. Ma ci sono anche maschi, devi dire a tutti. Allora ciao a tutti. Incredibile. Ciao a tutti, mi raccomando. Così? Mi raccomando cosa? Mettetevi la sciarpa, i guanti.